Dai, che sono le 3 in Italia, siamo in diretta. Fantastico, pronto questo, pronto quest'altro. Ok. Bello StreamYard, no? Sì, mi piace? Mi piace, sì. Ok, ciao a tutti, siamo in diretta sia su Instagram che su YouTube. Oggi siamo in diretta da Dubai e sono con Marco Cappelli, che è imprenditore e da quest'anno ha deciso di trasferirsi. Residente anche negli Emirati Arabi. Ciao a tutti! Allora, perché abbiamo voluto fare questa live? Abbiamo voluto fare questa live per un motivo ben preciso. Io sono venuto una settimana qua perché c'erano delle concezioni su Dubai e delle cose che mi dicevano alle quali io facevo sì, ok, ma siamo sicuri, ma torna davvero così? Sarà questo quello che vogliamo? Sarà questo quello che le opportunità che ci offre? Andiamo un po' a capire, e ho incontrato questa settimana, oltre a Marco e altri imprenditori, ho incontrato dei colleghi, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e diciamo colleghi miei che fanno il mio stesso lavoro qua e lo fanno qua. E ho rivolto tantissime domande. Quindi quello che cercheremo di fare oggi, anche con la esperienza e testimonianza diretta di Marco, sarà fare un piccolo recap e sfatare dei miti che vengono percepiti in Italia come chissà quale informazione su Dubai. Tutto oro quel che luccica, nibbia. Esatto, è il paese delle opportunità e su questo non si discute. È figo perché con poco riesci a fare tanto, ma a volte con tanto riesci a fare poco, quindi devi sempre trovare il giusto equilibrio. Però allo stesso tempo ci sono una linea sottile di regole che devono essere rispettate e non ci sono tutte quelle semplicità che in realtà si pensi. Quindi è importante, nel momento in cui si decide di vivere e oppure lavorare a Dubai, seguire un processo di internazionalizzazione e non farlo da solo, anche perché la truffa è dietro l'angolo, assolutamente. È dietro l'angolo. Pieno. Quindi, come tutte le cose, necessita di serietà e cominciamo a dire quali sono un attimino le differenze. Procederemo per macro categorie, cercheremo di non essere tedianti e lo faremo in, cercando di scherzare e magari di rispondere anche alle vostre domande. Quindi vedo che siete bene o male sia lo stesso numero sia su Instagram che su YouTube, quindi la cosa fa piacere. Qualora dovesse funzionare meno una connessione su un canale, siamo sull'altro. Poi il video è registrato, in descrizione al video trovate anche il canale YouTube di Marco, perché lui è un imprenditore, fa tantissimi progetti a livello anche cripto, NFT, ma non solo marketing, digitalizzazione, sviluppo imprenditoriale. Quindi partiamo, parliamo di vivere a Dubai, ok? E poi ci concentreremo sul lavorare, però è interessante parlare anche perché sono due cose diverse, sono due cose diverse. Io posso decidere di vivere a Dubai senza lavorarci, perché per forza. Che bisogna sempre lavorare. Io questa settimana ho lavorato, dai, Ma comunque sì, assolutamente possiamo vivere a Dubai senza lavorarci, ci sono dei visti che ce lo permettono, principalmente sono il visto studio. Se acquistiamo un immobile, quindi se siamo proprietari di un immobile di Dubai, turista, 90 giorni, cioè visto turistico per 90 giorni. E poi Alice ci ha appena detto, no, però attenzione, sono 6 mesi, quindi... 90 giorni, in 6 mesi, perché c'è la sua moglie che se sbagliamo mi direva ci ha battata subito in fronte dalle molliche di pane, no? Se vedete le molliche di pane, non è che piove pane, è la sua moglie. Allora, esatto. Quindi visto turistico. Studio, quindi se sei qua per fare un percorso di studi. Quindi ovviamente si forniranno tutte le documentazioni specifiche. Il proprietario dell'immobile o se hai un coniuge o comunque un familiare che è residente negli Emirati Arabi. Quindi vivere, ora io ne ho selezionati 4, quindi se poi dopo, ma c'è anche quello, ma c'è, va ben venga. Però diciamo questi sono i 4 principali. La cosa fondamentale è che per vivere, secondo questi 4 dettami principali, siamo sempre in una situazione di dipendenza funzionale, ossia io vengo qua come turista, sono un turista, quindi ci posso stare massimo 90 giorni in un periodo X e non posso sgarrare, perché qui non è che ti prendono e ti mandano via. Che è giusto, dovrebbero fare anche da noi. Cioè, allora, ci sono poche regole, ma quelle... Esatto. Poi c'è lo studio, quindi ovviamente ci sarà l'iscrizione al percorso formativo. Io, ad esempio, ho preso un hotel che è vicino all'università canadese, qua a Dubai, quindi eventualmente ci sarà l'iscrizione, sarà connesso e funzionale a quella cosa. Poi c'è il familiare residente, quindi nel caso che il familiare non è più residente, anche quello che era connesso automaticamente perde il visto. E poi la proprietà immobiliare, quindi hai la possibilità di stare qui se sei proprietario di un immobile.
Attenzione, perché sul real estate, ieri abbiamo conosciuto un avvocato specializzato in real estate, ci ha spiegato come funzionano tutti i passi per comprare in sicurezza. Che anche lì non è così semplice come spesso ci vogliono. Bisogna stare iper attenti. Super attenti. Super attenti, perché, come dicevo, la barriera linguistica non è una banalità, perché negli uffici amministrativi governativi parlano l'arabo. Quindi bisogna affidarsi comunque a dei professionisti, magari nazionali, che ci aiutano, e poi da lì in poi andare avanti. Allora, questo è il concetto di vivere a Dubai, però noi siamo tutti imprenditori e vogliamo fare tutti i grandi milioni. In realtà possiamo lavorare a Dubai anche senza essere imprenditori. Sei dipendente. Esatto. Sono dipendente o freelance. Quindi i tipi per poter lavorare a Dubai è da dipendente, da freelance, da imprenditore sostanzialmente. Allora, se io lavoro da dipendente, questo è un punto fondamentale, attenzione, se io lavoro da dipendente ho il visto, che è connesso al contratto di lavoro, costa circa 6.000 dirham, che sono circa 2.000 euro, 2-3.000 euro. 1.500. Sì, diciamo, poi dipende da seconda di dove fai le visite, questa roba qui, però diciamo 2.000 euro per ogni dipendente che voglio assumere. Assolutamente. Okay? Però che succede? Se io vengo qui come dipendente, o se io voglio prendere da imprenditore dei dipendenti, farli venire dall'Italia, fare un contratto di lavoro, 2.000 a testa, il visto mi sembra valga 3 anni, 2 anni, non mi ricordo. Sì, e ecco, ovviamente super collegato all'imprenditore che te l'ha fatto. Se cambi società, se devi andare... ricominciare, esatto. E rispendere gli stessi soldi. Esatto. Quindi se io apro una pizzeria qua e voglio portarmi 3 pizzaioli, poi questi dopo un mese, quindi ho speso un sacco di soldi perché ho costituito una società local, cioè con tutti i riferimenti, licenze, eccetera, esatto, per operare qui, non sto parlando di business digitale. E poi decido di assumere 3 persone, faccio ricambio del personale, e io tutte le volte devo mettere in conto le spese per il rinnovo del, esatto, visto. Di conseguenza il dipendente, se vuole cambiare datore di lavoro, deve trovare un altro datore di lavoro disposto a pagare per il loro visto, altrimenti il loro visto attuale con te, in questo caso, decade e devono tornare a casa. Esatto, questo è il motivo perché ci sono quelli che sequestrano i passaporti, no? Non puoi stare qui. Esatto. Ok, e dal punto di vista invece dell'imprenditore che decide di venire a lavorare, qua, allora la situazione cambia un po', perché ci sono diversi tipi di società, diversi modi di operare, perché detto in maniera molto semplice, si sente parlare delle free zone, di questa roba, questi paroloni, cioè free zone sostanzialmente, da quello che ho capito io, è un quartiere recintato, ma non recintato con i cani, cioè è una zona delimitata. Una zona delimitata a livello geografico, che quella è una free zone dove tu puoi sviluppare una tua società localizzata in quel punto, ok? Tu non puoi avere una società e in una mainland, in un punto principale, ok? Puoi, ma ci sono dei paletti, anche abbastanza grossi. Ci sono dei paletti, ci vuole il... Cioè, per esempio il socio nativo, insomma, è un discorso molto molto più ampio. Sì, sicuramente necessita, ci sono vari livelli, ok? A sé che vari una seconda della territorialità. Quindi ci sono le società offshore, le free zone, le società costituite in free zone, oppure le società costituite in mainland. E ci sono vari livelli. Ad esempio, la cosa più importante dell'offshore, che tutti dicono, faccio un offshore, così dopo faccio tutto il mio coso con l'offshore, faccio il cash out con l'offshore. Figo, no? Una sì, off. Sì, sì. Faccio il cash out con l'offshore. Non lo puoi fare perché non ti aprono il conto corrente. Esatto. Quello sì. No, non puoi praticamente, cioè l'offshore può detenere partecipazioni, può detenere asset, e però poi ci sarà chi opera per l'offshore in nome e per conto dell'offshore. Ricordatevi la parola in nome e per conto nell'offshore, in banca, e ovviamente tutto quello che te fai in banca poi è nel circuito bancario. Al momento Dubai non è in blacklist, quindi c'è cooperazione, soprattutto ai fini dell'antiriciclaggio, che lo vedremo, perché è un concetto importante, quindi bisogna fare attenzione. Cioè, posso fare un mega cash out di cripto qua? Meglio di no, farlo in un'altra maniera, però è un paese crypto friendly. È un paese crypto friendly, però, questo è quello che ci hanno detto, però magari il cash out no, per motivi connessi ad altri motivi, ma come in Italia, anche in Italia se fai un cash out di 2 milioni, comunque bisogna stare attenti a tutta la componente. Sì, più che altro sono le banche che sono un po' restie. Come al solito, anche in Italia. Ma le banche sono restie, primo, perché non è conveniente per loro un sistema, però questo non è un diretto sulle banche. Secondo, perché poi c'è tutta una giustificazione antiriciclaggio, eccetera. Poi ragazzi rispondono anche alle domande, quindi se ce ne avete le buttiamo dentro. Allora, primo mito da sfatare,
partiamo. Abbiamo detto delle società, ok? Quindi le offshore, mainland e quell'altro. Abbiamo detto di come ci si viene a vivere. Abbiamo detto che il processo di internazionalizzazione non si fa da solo perché altrimenti i danni si pagano. C'è una massima bellissima che ci ha detto ieri un avvocato emiratino, perché a un certo punto gli ho detto con il mio favor English britannico, gli ho detto, sa, lo dico in italiano, lo faccio per voi ragazzi, lo faccio per voi per due motivi, almeno vi risparmio il mio inglese e poi lo capite. Gli ho detto a lui, in Italia c'è una falsa percezione di Dubai su alcuni aspetti, e lui mi fa, in Dubai, cioè, la percezione di Dubai è stata, è stata divertentissimo. Lui molto, molto veramente disponibile, bravissimo, ci ha chiarito un sacco di dubbi, ci ha fatto capire le mega potenzialità che ci sono e ci ha detto, attenzione, ci sono un sottostrato di regole che vanno sapute, conosciute, quelle qua, una tranquilla. Esatto. Okay. Sono quei miti un po' da sfatare. Sfatiamo i miti. Mito numero uno per Istria, saluto tutti quelli che stanno salutando su Instagram. Mito numero uno da sfatare, mettere i piedi a Dubai uguale fare milioni. Allora, questo abbiamo capito che non è tutto il mondo, è paese, quindi se non ci impegniamo in determinate specializzazioni e non lavoriamo con un determinato mindset, allora in quel caso rischiamo di fare dei danni molto grossi. Dubai, cioè, sicuramente è un ambiente super mega potenziante con ottimissime veramente potenzialità proprio, però fare un sacco di network, fare un sacco, però comunque devi essere sul pezzo, devi darci dentro, devi, perché spesso e volentieri anche sui social media si vede Dubai come là sono tutti ricchi, là fanno tutti, invece non è, invece abbiamo tirato fuori degli aggettivi insieme ad un collega commercialista, abbiamo tirato fuori degli aggettivi: è complicato, è selettivo, competitivo, è competitivo, super competitivo. Bisogna stare attenti alla barriera linguistica, che non è per niente banale, sul contrario di con l'inglese. E poi non basta essere italiani, cioè non è che siccome noi siamo il paese delle eccellenze, perché poi si pensa tutto il business digitale, ma ci sono tantissimi imprenditori che hanno business tradizionali e vogliono magari internazionalizzare. Ha aperto anche una famosa pizzeria recentemente a Dubai, che comunque sta andando forte, però magari ha avuto, ci bisogna stare attenti. Quindi in questo non basta essere italiani, significa che non basta vantarsi dell'eccellenza. Siccome veniamo qui e competiamo in un mercato globale ad altissimo livello, stellare, bisogna essere a quel livello, cazzo. Esatto. Altrimenti non ce la fai. Spesso davvero si pensa, ma io vado là con il mio made in Italy, non posso fallire. E invece sì. Allora, quindi il primo mito è che non è che vieni qui e fai milioni, ma anzi, qui si può fare tanto con poco, oppure avere veramente poco con tanto, ci vuole tanto per avere poco. Quindi bisogna stare attenti, bisogna conoscere. Secondo mito da sfatare, la semplicità amministrativa. Semplicità amministrativa, ecco, anche questo non è assolutamente vero. In realtà è molto semplice se fai come Marco, che si è appoggiato ad uno studio che l'ha aiutato, e non l'ha, perché poi c'è pieno anche pieno di Abbo Scam. Sì, un sacco. C'è pieno c'ero di... cascato quasi anch'io, poi ho trovato la giusta strada. Sì, sì, gli stessi studi che avete visto nelle mie storie Instagram in questi giorni ci hanno spiegato le varie cose, quindi nel momento in cui ci si appoggia allo studio diventa semplice, perché lo fanno loro. Però se uno viene qui e pensa, faccio tutto da me... È impossibile, non è possibile farlo. Cioè, farlo perché gli atti, gli atti vanno presentati in arabo. Quindi ci vuole... Cioè, bisogna stare attenti a quello. No, ma tranquillo, io conosco l'emiratino. Mi ha detto Antonio Vida l'altro giorno, quella è la prima fregatura che prende Dubai. La prima fregatura che prende Dubai è quando vieni e trovi quello che dice, no, ci penso io, conosco l'emiratino. Prima fregatura. Poi, il discorso delle banche. Ci vuoi raccontare la tua personale esperienza? La mia personale esperienza è un po'... Ho veramente constatato che anche qui ci sono dei paradossi molto molto grandi. Io personalmente ho avuto delle serie difficoltà a aprire non tanto il conto personale, quello se l'aprono abbastanza in modo semplice, però il conto societario non lo aprono così facilmente come magari uno può pensare. Essenzialmente a me in qualsiasi banca andavo, chiedevo con ovviamente società già aperta, già avviata, dicevo, ragazzi, io ho bisogno di aprire un conto, se no non so come sia proprio andare. Così all'arabo, cioè, ragazzi, dicevo, ragazzi, dai, per favore, cioè, apritemi questo conto. E tutti mi dicevano la stessa cosa. Guarda, e stava parlando con quello che disinfettava. Vabbè, ovviamente in un modo molto più formale e professionale.
Però la risposta era sempre la stessa. Guarda, purtroppo il conto societario si apre dal momento in cui ci dimostri che la società è già avviata, è partita, sta fatturando, sta avendo delle ottime transazioni, cioè, però come faccio a fare queste transazioni se non mi apri il conto? Cioè, e quindi era, è stato, poi insomma alla fine siamo riusciti, grazie. Con l'ausilio dei professionisti. Con l'ausilio dei professionisti, però anche in quel caso se fossi stato da solo sarebbe stato veramente un grande problema. Poi le licenze, se uno decide di operare qui, ci vuole la licenza, determinati requisiti, e il fatto è questo, siamo nel, quello che ho capito io, ben, e io sono sicuro che se non ero qui non lo capivo così, siamo negli Emirati Arabi Uniti, e è una confederazione, è un, diciamo, un sistema federale, il che significa che ci sono più regioni con proprie regole che si mettono insieme a livello federale per avere una migliore rappresentanza internazionale. Anche gli Stati Uniti sono Stati Uniti a livello federale, ossia c'è ogni Stato indipendente, però le leggi federali sono quelle che valgono per più Stati. Qua ci sono delle leggi federali e poi ci sono delle leggi che valgono solamente a livello locale nei diversi Stati, più ci sono delle leggi che valgono in diverse zone nel diverso Stato. Esatto. Quindi bisogna stare attenti, esiste la raccolta delle leggi nel sito del Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi, e poi... Che poi sono detto cambiano praticamente di giorno in giorno. Cambiano molto velocemente, ma non perché sono impazziti, cambiano di giorno in giorno perché sono nuovi, è uno stato fortemente in evoluzione, esatto. E quindi io lo dico sempre nelle mie dirette, non c'è prima il diritto e poi i comportamenti, ci sono i comportamenti e il diritto che regola i comportamenti. Quindi anche loro, di fronte alla loro crescita, devono adeguarsi e andare a normare. Quindi è importante individuare dove siamo, con chi siamo, quali sono le regole. Però bisogna anche dire che le regole non sono molte, però quelle poche che ci sono vanno rispettate in misura in maniera ferrea. Quindi ci sono un quid di regole da rispettare, e poi ci sono varie sfaccettature. Stare qui, come avevi detto oggi Francesco, se mi fai da suggeritore, bisogna capire quali sono le regole fondamentali e poi capire qual è il grado di convenzione. Il grado di convenzione, diceva lui oggi, sì, cioè, abbiamo anche suggeritori. Ciao Francesco. Sì, per capire della serie, questa è la regola, a che livello di tolleranza c'è? Quanto posso spingermi? Sì, perché ieri abbiamo preso le macchine sportive per divertirci, attenzione ai limiti di velocità, perché se uno supera il limite di velocità viene praticamente bandito, cioè viene ritirata un po' più circolare. Sì, il traffic light, il semaforo rosso, i limiti di velocità sono multisatissime. Se passi il semaforo rosso puoi essere veramente bandito dal paese. Quindi piccole regole, però attenzione, però c'è un grado di tolleranza, perché il limite è 110, però quanto ti è 125, 130. Perché comunque l'autovelox, se il limite è 120, puoi fare 20 km all'ora in più di quello. E infatti tutti, io, quando si seguiva i taxi, che sono quelli un pochino che fanno un po' da regolatori del traffico, e si riusciva ad andare a 120-130, tra nel deserto dove io ho toccato 252. Dai, non lo diciamo. L'ho scritto prima. Ma che cazzo? È stato fotonico. In 3 secondi, da 250, avevo i capelli, mi sono ritornati biondi. E allora, quindi attenzione a tutte queste singole regole, ok? Poi nel momento in cui uno se le guarda, poi ve lo dico quello che abbiamo anticipato prima, c'è una... corretta o scorretta, quello è un discorso di etica che riguarda la sensibilità di tutti, c'è l'influenza della Sharia all'interno delle norme civili, penali e amministrative. Quindi il partire, quando io ho chiesto voglio capire le regole, mi ha detto questa collega avvocata, mi ha detto guarda, io sono partito dalla Sharia perché sono delle regole che influenzano a livello civile, penale e amministrativo. Quindi è interessante, se uno vuole poi vivere qua, se uno è... No, non è interessante, secondo me è proprio un dovere conoscere. Piace la cultura, sì. Sì, perché la violazione delle regole culturali... sono sanzioni veramente pesanti. Quindi... No, cioè, la violazione delle regole culturali ha risvolti penali. Ha risvolti penali. Però siccome noi non abbiamo quella sensibilità, noi dobbiamo conoscere quelle regole e poi capire qual è il grado di convenzione. Per esempio, se era letto che non potevi stare con pantaloncini corti sopra il ginocchio, ma non è vero questo. Questo non è vero. Però se te dici, ah, non lo posso fare, anch'io ho detto, cavolo, devo andare a correre, come faccio? Allora, no, per esempio, non puoi, poi ce ne sono diverse regole, non puoi, per esempio, un piccolo esempio, spesso magari chi viene qui non sa, non potete riprendere con il vostro telefono, con una videocamera, le donne native, le donne del posto, perché è penalmente sanzionabile. E non puoi dargli la mano. Non puoi dargli la mano, non puoi riprendere un incendio.
cioè è penalmente rilevante fare il video di un incendio. Magari uno fa la storia, cioè, non so. E ti sequestrano il telefono, cioè, non so. Sì, se no, a volte possono essere anche assurdi, però... Però quindi magari uno le conosce, almeno così poi dopo valuta, però... Cioè io questa settimana ho zero problemi, non è che mi sono stato a fare, no, non ho visto nessun incendio, però zero problemi. Poi è un paese molto sicuro, non c'è la polizia. Penso, sicuri, se non il più sicuro. Non c'è polizia in giro, però ci sono milioni di telecamere, quindi esatto. In discoteca te lasci il telefono, vai in bagno, giri, torni, ritrovi il telefono. La rapina più lunga della storia di Dubai è durata 13 minuti prima che i rapinatori venissero catturati, 13 minuti. Allora, quindi ci si in realtà abbiamo sfatato due miti, perché il secondo mito era la semplicità amministrativa con le regole. Il terzo mito, che è quello che abbiamo detto ora, vieni qui e fai quello che vuoi. In realtà non è così, non è così. C'è molta libertà, in realtà fai quello che vuoi, però nel rispetto delle regole, cioè non puoi bere una birra nel parco, cioè non lo puoi fare, questa cosa che è vietata dalla legge. Però ci sono tante, cioè... In realtà se uno viene qui, ha la sua vita tranquilla, non rompe coglione a nessuno, in realtà vive benissimo, benissimo, non ti rompe le scatole a nessuno, cioè c'è assoluta tolleranza. Bisogna stare attenti a quei piccoli precetti ai quali violazione culturale, sanzione penale. Allora, questo è un punto fondamentale, siamo già al quarto punto, poi sto anche dilungando, volevo chiudere in 30 minuti e ce la faremo. Quarto punto, lo Stato italiano... Non sa nulla di quello che fai qua. Questo non è vero, perché come abbiamo detto, cioè, il discorso è che voi pensate, cioè, tutti noi pensiamo che comunque essendo uno stato diverso, eccetera, non c'è cooperazione, ok? In realtà però la cooperazione avviene nell'ambito del sistema bancario, perché è molto forte la normativa antiriciclaggio e si torna sempre lì. Cioè, la normativa antiriciclaggio è tutto quello che regola i sistemi degli scambi, dei trasferimenti del denaro, ok? Quando tu hai un asset, ti devi rapportare con una banca. Nel momento che te ti rapporti con la banca, la banca scambia le informazioni ai fini della disciplina antiriciclaggio, ecco che arrivano le informazioni. L'informazione non c'è lo scambio come ad esempio automatico nell'Unione Europea, dove ci sono gli organismi di cooperazione, gli organi, si chiamano proprio organi di cooperazione. Però, qualora si ravvisi la possibilità di reato, a seguito di istanza lo Stato collabora. Quindi il non dichiarare conti correnti qua o altro, se sei residente in Italia, non va bene. Se non sei residente, viene residente qui, dopo con l'Italia te non devi più dichiarare, è un altro discorso. Però venire qui, sviluppare il business qui senza dichiararlo in Italia, magari avendo il conto corrente o avendo una carica societaria, non è alieno e non è estraneo al fisco e alle autorità amministrative fiscali italiane, perché c'è scambio a seguito di richiesta. Poi ci sono tante formalità. Io a un certo punto gli ho chiesto, come nel film di Jordan Belfort, gli ho chiesto, sì, ma in quali casi voi siete obbligati a collaborare? Io mi ho fatto questa domanda. In quali casi è obbligato a collaborare? In quel film dice, nel caso in cui il reato sia reato anche qua. Esatto. Invece qua non lo sappiamo la risposta, perché ha detto non riesco a risponderti così precisamente, proprio perché innanzitutto, per chi non lo sapesse, siamo in un sistema di common law, che vuol dire che non ci sono i codici come in Italia, ma c'è delle leggi quadro, delle leggi specifiche, e poi c'è la giurisprudenza, quindi tutto quello che ha deciso il giudice nel corso del tempo è di metro di riferimento per come ci si deve comportare. Quindi, come avviene nel sistema anglosassone e statunitense, più anglosassone però che statunitense. Per gli amici avvocati, rispetto allo statunitense, l'anglosassone non fa stare decisis, quindi il giudice dopo può cambiare orientamento del giudice prima, invece negli Stati Uniti c'è lo stare decisis, c'è già una sentenza, si continua così. Quindi, poi vabbè, c'è la possibilità di cambiamento con determinate cose, ma non ci dilunghiamo. Quindi... non è vero che lo Stato italiano non sa nulla di quello che sta qua, quindi questo non è vero. Poi ultima mito da sfatare, che questo è anche il più divertente, anche il più curioso, è che vivere a Dubai non significa dover essere dei nababbi. Sì. Cioè puoi vivere come Marco e quindi devi essere un nababbo che fattura milioni di milioni. Cazzo, siamo al 25° piano, c'è una vista fotonica che... oppure come ho fatto in una settimana che ho fiammato l'impossibile. Quindi però non è vero che
che è così, perché si può vivere qua molto, in un modo molto più serio, conducendo una vita alla Francesco Massali, che sì, è qui accanto. Ora, non consiglio comunque di trasferirsi a Dubai se abbiamo un budget di 2-3 mila euro al mese. Se no ti logri. No, comincia a essere difficile, ok? Però non necessariamente dobbiamo essere sceicchi plurimilionari. Ora rispondiamo alle domande. Quindi, si può prendere un appartamento in, a Dubai Marina, all'ultimo piano, che costa un botto, come ha fatto lui, oppure si può prendere un hotel una suite allo Shangri-La che costa ancora di più, come ho fatto io, oppure ragazzi, bisogna togliersi lo spizio, ma no? Certo, no, io sono d'accordo, e, oppure comunque si può prendere anche un appartamento che costa molto meno e avere magari andare a sì, poi dipende molto, per quanto riguarda questi appartamenti dipende molto dalle zone in cui stai. Ecco, troviamo appartamenti anche sui 1500 euro mensili, insomma, affitti che a Milano, ecco, costerebbero di più. Esatto, quindi ora, scherzi a parte, diciamo, si può comunque condurre una vita normale. Certo, certo. Cioè, io oggi ho mangiato al ristorante con poco, i taxi, ho mangiato un piatto di madonna, di tutto pesce, però costava 40 euro, una cosa che magari... è una spesa plausibile. Se no ci sono poi tutti i localini, oppure aperti H24, dove mangi le cose locali, quindi spendi poco. Poi i taxi costano pochissimo. I taxi non costano niente. Perché la benzina costa pochissimo. La benzina costa pochissimo. Il pieno della Lamborghini 50 euro. Con la benzina che poi il tipo fenomeno ha messo anche quella che costava di più di benzina. Sì, perché mi voleva mettere anche l'additivo. Cioè, non è che puoi arrivare, non è mia mia. Non è che puoi arrivare alla Lamborghini e mettere la benzina. Appunto, devi sta zitto, no? Facevi yes. Esatto. Thank you, sir. Quella super, come fai a dire no? Devi fare anche un po' il figo. Poi vedi che lui faceva così perché voleva la mancia, capito? Quindi insomma, bisogna anche dare la mancia. Allora, dai, parte gli scherzi. La benzina costa poco, l'assicurazione bollo non ne ho idea come funziona, zero. Neanche io perché non ho però mai c'è, avuto macchina. Quindi... rispondiamo a questa domanda qua di Jordan Farinelli. Sì, è obbligatoria l'assicurazione medica? Cioè, la verità non è obbligatoria, però non esiste, cioè sì, è un obbligo morale, perché non esiste comunque sanità pubblica, quindi solo privata e ci vuole l'assicurazione. È fondamentale. È fondamentale. Io, se ti succede qualcosa e non ce l'hai, sei rovinato. Sì, io per il viaggio ho fatto quella full, che era compreso qualsiasi cosa, eccetera. Poi, e costa anche, quella costa parecchio. Per venire... circa 3.000 euro annui. Sì, io ho speso 200 euro una settimana per farla. In più a quella base. Residente... Poi, ricordatevi che al momento per venire e tornare via ci vuole il tampone rapido, ma molecolare. Si chiama rapido molecolare, quindi anch'io avevo sbagliato. È un PCR che ti fanno in un'ora. Sì, sì. Perché non ci si capisce più. Ce l'hanno fatto in hotel questa mattina perché riparto domani. Allora, e il taxi, quindi ho detto che costa poco, il cibo costa poco, dipende quello che mangi. Certo, se vai nei ristoranti a... No, c'è anche lì, c'è il ristorante dove spendi 600 euro a persona e il ristorante dove spendi 30 euro. Come anche in Italia. Sì, esatto. Quindi diciamo, essendo un paese delle opportunità, è anche un paese delle possibilità e c'è un po' di tutto e quindi positivissimo. Allora, e queste sono le cose che costano poco. Interessante. Ecco, questa è una cosa, è obbligatoria tenere la contabilità a Dubai, ma certamente c'è anche una sorta di registro IVA e comunicazione IVA con le autorità fiscali federali. Cioè, no, io vengo a Dubai, tanto lavoro con l'Europa, con l'Italia, non devo fare nulla. Ma non è vero niente. Tu mi sembra che usi QuickBooks. QuickBooks, yes. Che è un software mondiale di contabilità. Sì. Quindi QuickBooks, che viene trasferito al consulente, quindi cambia la disciplina IVA. Non è che non c'è l'IVA, anzi fa un cazzo. Cioè, non si applica l'aliquota IVA, ma si deve indicare nelle fatture che non si è applicata per quel motivo. Esatto. Altrimenti si applica l'IVA, che è il 5% se vengono forniti dei servizi qua. Termine, okay. Però anche l'8 a volte su altre cose. Oggi ho visto l'8. E poi anche lì di questi tipo a Sharjah forse il 2, Abu Dhabi il 3, a Dubai il 5. Quindi dipende anche lì da... Ma poi bisogna vedere se sull'alimentare o sul bene cambia le cose. Quindi è obbligatorio tenere la contabilità. Il fatto che non ci sia... un registro delle imprese come all'italiana non significa che non si devono fare degli obblighi, ok? Ma poi tenere la contabilità è fondamentale anche da un punto di vista, insomma, proprio dell'imprenditore, devi tenere sotto traccia, sotto controllo quello che è, esatto, l'andamento dell'impresa. La tassazione per chi fa trading tramite properties, come funziona? Non c'è la tassazione sulle plusvalenze, sia da rente finanziaria che sull'immobiliare. Niente. Però sull'immobiliare
per ogni transazione c'è l'imposta di registro che è intorno al 4% più le agenzie e i costi amministrativi delle pratiche, che c'è le traduzioni e tutta questa roba qua. Quindi quando uno compra un immobile deve fare quello. Non c'è la tassazione della plusvalenza, però ci sono le imposte indirette, ci sono uguali, tipo l'imposta di registro. Altrimenti, cioè, che poi uno viene qui, cioè lo vede che insomma fa tutta questa roba, c'è i soldi. Quindi è interessante. Allora, vediamo un po'. Ma chi lavora come sviluppatore web o io? Sono molto esperto come del freelance. Allora, il freelance c'ha minori costi, costa più rispetto... Esatto. Praticamente fare una società qua ci va circa fra i 15 e 20 mila euro la costituzione, più circa fra i 3 e 5 mila euro la tenuta amministrativo contabile annua. Okay? Il freelance costa molto meno da livello amministrativo, però il visto dura meno rispetto alla società che è 3 anni, il freelance è 2 anni e costa il doppio, sono 12.000 dirham. Quindi dipende un po' dalle varie cose, bisogna stare attenti a quello. Come funziona l'aspetto cripto, regolamentazione a Dubai? Allora, come dicevo, è un paese cripto friendly, quindi rispondo anche un'altra domanda che mi hanno chiesto se si poteva pagare con cripto, dipende dall'esercente se lo accetta, e lo hanno accettato, perché il nostro amico ha pagato cripto. Quindi noi abbiamo visto che accettavano pagamenti in cripto. E per quanto riguarda è un paese cripto friendly, non è tassata la plusvalenza generata in cripto, no, quindi questo come la plusvalenza di quell'altri tipi. Però, come dicevamo, le banche sono restie per quanto riguarda l'aspetto del cash out. Sì. Quindi, per impostare il cash out, meglio non farlo in Italia, ovviamente, e portare i soldi qui, bisogna fare una strategia diversa con un cash out in un paese terzo. Solitamente in Bahrain. Questo non mi ricordo. Sì, in Bahrain. Come funziona con TransferWise e Revolut che non ci sono? Che alternative usate? Ma allora guarda, tanti dicono che Stripe e PayPal non funzionano su Dubai, quindi come metodo di pagamento, come gateway di pagamento, adesso sia Stripe che PayPal accettano società emiratine, quindi si possono usare tranquillamente. Per quanto riguarda le banche, personalmente mi trovo molto bene con Satchel, che invece c'è, che funziona molto bene. Wise fino a poco tempo fa c'era, adesso è un paio di mesi che non accetta più società arabe, e quindi siamo un po' tutti spostati per quanto riguarda le banche digitali su Satchel. Allora, lui diceva, Artivlog diceva, intendevo come tramite property firm, ovvero gestione di conti di società. Sinceramente non lo so, ma penso che sia la stessa regola, quindi non c'è la tassazione su quel guadagno lì, perché poi non c'è, cioè il fatto è questo. La tassazione non ci sono proprio, non c'è, c'è l'imposta per fare sulla società. Per farla breve, non c'è l'imposizione diretta. L'imposizione diretta è quella che colpisce la capacità contributiva, quindi il reddito, ricavi meno costi, esatto. Okay? Oppure le plusvalenze. Quella non c'è, quindi non c'è neanche qui. Ci sono nel caso, le tassazioni indirette, quindi l'IVA e l'imposta di registro. L'IVA non sempre. L'imposta di registro. L'IVA se lavori local, se vai fuori, no. Come si chiama quella piattaforma? Che si chiama Satchel, S-A-T-C-H-E-L, Satchel. Satchel. Allora, se ho una domanda, forse un po', rispondo anche alle domande di Instagram, che io ce l'ho qui sotto Instagram. Allora, un po' OT. Secondo lei, quale potrebbe essere un buon tema, interessante e stimolante per tesi in diritto tributario? Ecco, secondo me, per una tesi in diritto tributario, ora stiamo parlando di Dubai, però pensa a un misto fra il diritto tributario e le scienze delle finanze, no? Che cosa studia la scienza delle finanze? Come le allocazioni delle risorse entrate dalla contribuzione dei cittadini fornisce servizi, no? La ridistribuzione a livello macroeconomico delle risorse, no? La scienza delle finanze studia quello. Economia politica, cioè questa roba qua. Economia politica, scienze e finanze. A questo punto, visto che noi siamo un sistema italiano che si basa sulla redistribuzione derivante dal prelievo diretto, un paese come questo, ad alta ricchezza, che non ha prelievo diretto ma solamente indiretto, come fa a garantire servizi e comunque a ottenere sviluppo? Questo potrebbe essere un tema. Ci siamo, le domande ci sono anche su Instagram. È vero il mito delle tasse a Dubai? In realtà abbiamo risposto, tutto nelle live ci sono. Questa è una domanda interessante, secondo me, se la vuoi fare, mi piace. Si può, se si può sapere, come mai alla fine dei conti si pagano lo stesso le carte anche se spendi i ricavi con la carta Binance? Guarda, è molto semplice. Quando tu spendi i soldi che sono sul tuo conto corrente, magari derivano dalla tua attività lavorativa. Te sei un dipendente, hai pagato le tasse sul lavoro e hai un netto che puoi spendere per i tuoi beni e servizi. Se te per i tuoi beni e servizi utilizzi la carta Binance, stai spendendo dei ricavi generati con delle plusvalenze.
Quindi nel momento in cui tu le spendi, stai aumentando la tua capacità contributiva, perché stai godendo di ulteriori beni e ulteriori servizi. Esatto. E non puoi godere di ulteriori beni e ulteriori servizi se su questi soldi spesi per goderne non ci paghi le tasse, perché lo dice la Costituzione all'articolo 53, non perché lo dico io sono cattivo. Ok? E siccome noi dobbiamo soggiacere alle leggi anche se non ci piacciono, questo è il motivo. Nel momento in cui io pago, anche se paghi in cripto, anche se paghi e trasferisci, in quel momento... Paghi in cripto è un trasferimento automatico, quindi sì, non paghi mai in cripto. Sì, ma però in qualsiasi modo, nel momento del momento, si verifica una conversione a livello fiscale. Si individua un momento in cui si quantifica un'utilità misurabile e tassabile a livello fiscale. Questo è il motivo. 26%. Comunque a febbraio maniche corte fate un certo effetto. Ragazzi, oggi era 26 gradi. Sì, 26 gradi. 27, sì. Si sta benissimo. Poi dopo arriverà il caldo. La scienza delle finanze A di XB è che non c'è stato sociale. Se stai male hai bisogno delle cure mediche, neanche ti danno il visto per entrare. Sì, questo è il discorso del welfare, della presenza, della non presenza del welfare, è un argomento che non abbiamo approfondito. E perché sostanzialmente, essendo di stampo anglosassone, eccetera, si lavora sulle cose private e le assicurazioni. Quindi è vero, però la sicurezza pubblica, tutte le volte voi pensate sempre a star male, ma la sicurezza, la giustizia, l'erogazione dei servizi fondamentali base, quelli ci sono, eh. E quindi mia moglie, che è una ragazza, vabbè, ora magari su di parte, bellissima, 28 anni, può tranquillamente passeggiare alle 4 di notte da sola in una stradina e nessuno gli dirà mai Pio, cioè sono cose che da me non Quindi, ma al di là di questo, quindi la sicurezza comunque è una garanzia dello Stato centrale. Assolutamente. E quindi è pagata con le tasse. Cioè la giustizia, che ci è stato detto che comunque è molto costosa, ci sono più le ADR, che sono le Alternative Dispute Resolution, quindi gli arbitrati, le negoziazioni e queste robe qua, si privilegiano quelle, hanno un costo minore e quindi sono di stampo privatistico. No, sto dicendo una minchiata. Sono di stampo pubblicistico governativo anche quelle, se non sbaglio. Ora me lo ricordo benissimo. Ho cercato di prendere più informazioni possibili. Ma se io converto stable e le tengo su Binance, le spendo, non c'è plusvalenza, non dovrei pagare nulla. Va ricostruito lo storico. Se converti stable di che? Cioè, se te prendi 1000 euro e li metti in stable, fai degli euro X su Binance e le spendi, non c'è no plusvalenza. Cioè, io sto parlando, qual è il senso di questo? Sto parlando di quando c'hai la plusvalenza e la spendi, capito? E sei anche in condizione di aver superato la franchigia, ok? No, ragazzi, non diciamo... Allora, qui mi tocca... Perché la Costituzione... Tasti dolenti. No, perché Akid ha scritto... Ah, perché la Costituzione ha ancora valore? Sì, c'è un cazzo di valore se te l'hai potuto scrivere, ok? E la tocca così, piano. No, ragazzi, non scherziamo sulla gente morta in Italia per avere la Costituzione, sull'Assemblea Costituente, sulla... La Costituzione, sapete quando l'hanno fatta? Il 22 dicembre 1947. Io sono nato il 22 dicembre, sono un tema sensibile. Penso che non sia a caso. Poi è stata promulgata il 28 dicembre, è entrata in vigore il 1 gennaio del 48. La Costituzione italiana è una delle costituzioni migliori che esistono. Ha dei problemi, ha delle difficoltà, come tutte le norme, però è una legge del 47 che tuttora è giovanissima. Quindi ha dei risvolti, delle capacità potenziali, con delle norme programmatiche all'avanguardia in una maniera incredibile. Vabbè, gli devi rispondere, non affossarlo così. No, ma perché a volte si tende a generalizzare su delle cose che invece sono fondamentali. Ok, ragazzi, siamo andati over the time in maniera incredibile, quindi vi ringraziamo per essere stati qua con noi. Se avete delle domande le buttate nei commenti, iscrivetevi al canale di Marco per seguire, e su Instagram ci seguite, che ci sono un sacco di novità. In realtà su Instagram si pubblicano i cazzi nostri, meno io. No, io no. Seguitemi anche su Instagram. Sì, grande, è vero. In realtà, secondo me sui social bisognerebbe Instagram, YouTube è molto più direzionato, però io alterno, no? Alterno le cose lavorative alle cose che comunque anche di lifestyle, sì, quindi interessante. Allora, davvero, grazie mille per essere stati qua con me, seguiteci sui canali, fate le domande, grazie Alice per averci creato la scaletta, grazie a Francesco per il suggerimento, grazie Carlo, e ci vediamo alla prossima live, ok? Ciao.